Ciao cuccioline e cucciolini, come state? Io sto per andare a prendere Vanessa e Anastasia a scuola e oggi farò loro una challenge. A noi le challenge piacciono tantissimo, ma ne facciamo veramente poche. Quindi ne approfitto per chiedervi che se vi piacciono le challenge scrivetemelo nei commenti e scrivetemi anche quale challenge vi piacerebbe vedere. Così noi ne faremo tantissime. Allora, non vi svelo nulla, ma tra pochissimo scoprirete di quale challenge si tratta. Mamma, tutto bene a scuola, Ani? Sì, a te? Allora, oggi ho deciso che faremo un video diverso dal solito. E quindi una, indovinate un po', una challenge! Ma quale challenge facciamo oggi? Oggi faremo la challenge. Chiediamo perché tutto. No, no, in bagno tutto il tempo. No, no. Avete fame? Allora, cosa si fa quando si esce da scuola? Ho capito, dobbiamo mangiare tutto il giorno. No, ma bensì dobbiamo mangiare la crepa Nutella. No, 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 quella la mangiamo già tutti i giorni. Facciamo la challenge che indovina la merenda da bendata. Le merende le decido io. Allora, il gioco è questo: io vi preparo una merenda e voi dovete indovinare il gusto. Abbiamo già il cibo perché a casa abbiamo tantissime cose che... di cui voi conoscete il sì, gusto. Ma io posso anche trovare qualcosa che voi non avete mai mangiato. Cosa ne sai? Non ti preoccupare, Vanessina. Hai fatto la spesa almeno? E certo che ho fatto la spesa, ho comprato delle cosine nuove. Va bene, andiamo a casa perché vorrei farla fuori in cortile che abbiamo la nostra nuova panca. Noi andiamo, dai. Esatto, perché sta per iniziare a piovere, secondo me. Andiamo? Siamo arrivate a casa. Una e una due. Allora, fate innanzitutto... Aspetta, spostati un po'. Una cosa nuova Anastasia vi fa vedere. Brava! Ah! Ma sei migliorata! Bravissima! Hai visto? Brava! Guarda! Ma che vi fate male? Oh, dobbiamo fare la challenge, bimbe! Siete vestite quasi uguali oggi voi due, guardatevi! Mitica! Vabbè, tu Vane, sei speciale. Ok, stop. No, allora io non faccio. Ma amore, ma tu ti lanci completamente, proprio cioè, lei si lancia. Allora, ascoltatemi. Dobbiamo fare la conta per chi inizia primo a essere bendato e E vabbè. Non finisco neanche di parlare. Ma questo è pari. Cosa vuol dire? Mica dovete dire bim bam. 3 6, 7. Ho vinto io perché sette. Quindi inizi tu? Ok, quindi la prima a essere bendata sarà Vanessa. Vado e torno. Allora di prendere la benda e cosa? Poi? E poi il cibo, basta. E al massimo un fazzoletto per sputare. Non devo guardare il cibo, giusto? Eh no, tu devi essere bendata. Vado allora e torno. Fai una cosa, vai a prendere la benda, vai che io vado a preparare il cibo. Sì, non mi spiate, non mi spiate perché se scopro che ma mi spiate hai già perso. No, Anastasia non può, nessuno può vedere il cibo. Allora ragazzi, come inizio voglio essere carina, quindi darò sia Vanessa che Anastasia un cibo che a loro piacerà molto, ma poi ce ne sarà delle belle. Ok ragazzi, prima merenda pronta per Vanessa. Eccomi, sei bendata? Vediamo un po'. Tu non puoi guardare, aspetta. Allora, la tua merendina è qui. C'è da aprire. Che spaventare, amore. Ok, puoi aprire, vai. Super merenda. Posso mangiarla così? Sì, devi. Vai. Hai paura, amore? Ma dov'è? Non c'è. Eccolo! Vai, prova. E devi dire il nome, che ti piaccia o no. Buono. Buono, meno male. Allora, gusto intenso. Brava! Il colore. Vediamo se indovini anche il colore. Tira fuori la lingua. No, non
non si vede. Giallo. No. No. Era verde. Ma va bene, 1-0 per Vanessa. Bendati, signorina. Merendina per Anastasia. Non si chiude il coperchio, qui balla tutto. Anastasia, ti voglio bendata perché con questa merenda non si chiude bene il coperchio e non voglio che tu lo veda, ok? Sei bendata? Perché lei è una barona. Ok, dai. Allora, aspetta, fammelo appoggiare. Pronta? Tira su. Vediamo un po'. Buono. È buono? Roberto Fini. Bravo, bene! Allora, sono voluta essere buona, con la prima merenda a sorpresa. Ma da adesso in poi saranno solo affari vostri. Mangialo, amore, mangialo. Ok, cucciolini, si inizia con le merende non tanto buone. Arrivo. Yeah. Allora, in questo caso, Anastasia, l'aiuterai tu, no. Ok? Sì, anche tu poi aiuterai lei. Metti giù, Ani, così. Perché cos'è? E aiutala tu, perché altrimenti ci potresti mettere le mani sopra, hai visto? Vai, Ani. Ho paura. Assaggia. Assaggia. No, che fa puzza. No, non fa puzza. Questa è una delizia. Da voi il cucchiaino. Assaggia. No. Allora, devi assaggiare, mi devi dire che cos'è. Dammi. Daglielo a lei, ma mi devi dire che cos'è. Vai, metti per ora bocca. Siete uno pari, eh? Metti tutto in bocca. No, tutto in bocca. No, mamma. Ultimo. Posso assaggiare? No, io voglio così buono. Dai, devi assaggiare, altrimenti non facciamo più challenge. Bravissima. Bravissima. Che buono. Ammazzo. No, non mi ammazzi. Dove vai? Passo letto. Dimmi che cos'è portato. Sapevo già. Cipolla. Ma cipolla che cosa? Vabbè, dai, te la do per... No, aspetta. Allora, sento qualcosa di dolce. Esatto. Quindi, non può essere Nutella? No, ma cipolla era giusto, eh? Sì, cipolla. Ma? Una? Comunque giusto, dai, è cipolla, è una composta di cipolla, quella che si usa per accompagnare i formaggi ed è super 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 buona. La quella posso vedere? Certo, è quella che noi mangiamo. È marmellata? È una composta, è tipo marmellata di cipolla, sì. Te la do per buona, però è giusto, brava. Tocca a te, signorina, sei pronta? Ragazzi, siamo alla seconda merenda di Anastasia e vi posso garantire che dopo questo potrebbe vomitare. Ok, seconda merenda per Anastasia. Ah, una cosa, avevamo stabilito che sono 5 le merende da assaggiare? Non mi ricordo se l'avevamo detto oppure no. No, ok, quindi saranno 5. Siamo alla seconda portata. E Vanessa, tira fuori i fazzoletti e aiuta Anastasia. Ok. Ok, chiudi bene? Ok, aiuta la tua. Anastasia, non toccare. Ti aiuterà Vanessa, ti imboccherà Vanessa. È piccolissimo, amore. Vuoi far da sola? Però lo devi fare. Bravissima, Anastasia. Amore. Amore, è uno dei miei piatti preferiti. Io... Cosa c'è? Che cos'è? Però devi dire che cos'è. Ha parato! Anastasia ha guardato! Cos'è, Ani? Questa bontà di cui io ne faccio scorpacciate. Come si chiamano? Se non ricordi il nome perdi la sfida, Cioè, no, non la perdi, però... Cos'è ancora quel gusto in bocca? La prima lettera? A. Ah, ho capito. A come Anastasia. Dai, a me piace. Io faccio acciughe. Ho capito, ma gliel'hai suggerito tu praticamente. Ragazzi, ma è buonissima, è l'acciuga in salsa verde. Io faccio i panini con queste cose. Allora, non so se darti il punto, vediamo come va a finire. E come immaginavo, cucciolini, Anastasia ha rischiato di vomitare. Quindi adesso mi devo far perdonare e darò loro qualcosa di veramente buono. Però devono indovinare che cos'è. Cami. E fai bene ad aver paura. No, io. Mi raccomando, io voglio il nome esatto, Dammi. Come un cucchiaino? No, prendi. Ma vabbè, Anastasia, potrebbe anche usare le sue manine,
Guarda che voglio il nome esatto, altrimenti perdi, il punto. È un biscotto. No, mi devi dire che biscotto è, tesoro. Perché che è un biscotto lo sappiamo tutti. Quindi, signorina? Ah, Mika! Ah, il Mika, bravo! Milka, comunque, Mika è un cantante. Ma vabbè, dai! Cosa? Mangia pure la mia compagna. Sì, sono buoni? A te piacciono? Mi sono voluta fare un attimino per donare. Ma quanto siamo? Tre? Ah, due? No. Glielo dobbiamo dar per buona l'acciuga ad Anastasia? Mica l'ha saputa, gliel'abbiamo detto noi il nome. Quindi siamo 3-2, adesso tocca a te. Così? Se indovini, anche tu sarai a 3, va bene? Adesso tocca ad Anastasia e sarò molto morbida anche con lei. Le darò una cosa che le piace tantissimo. Sì, sei pronta a mangiare una cosa schifosissima? Oh, come sei convinta, straconvinta. Oh, amore, che lannusa, non sa di niente. Carota. Carota, brava, amore. Mangiala che ti fa bene e ti piace tanto. Me. Adesso tocca a te. La vuoi mangiare? Puoi togliere la benda allora. Iniziamo il quarto. Stai attenta, potrei fartela pagare. Il quarto e penultimo giro. Ragazzi, chi la vuole? Chi vuole Anastasia che gliela mando per posta? Eccomi. Per il quarto giro. Sei pronta, Vanessina? No. Anastasia, tu apri il tuo e lei apre il suo. Arriva. Vai. È buono? Non avere paura. È cucchiaino? No. No. Non sa di nulla. Ma non l'hai nemmeno assaggiato? Ah. Fa schifo. Non è vero. Cos'è? Cos'è? Ah, se non sai che cos'è, guarda. Oddio, no. È comune. È molto comune. Zitta, eh. Come si chiamava? Come si chiamava? Adesso facciamo. Ah, ciao. Cocco. Guarda che ti strozzi. Brava, il cocco, bravissima. Ma è buonissimo il cocco, poi fa anche bene. Ok, Anastasia, sei pronta per il tuo quarto round? Quinto. No. Quarto, quinto e quinto. Esatto. E poi decidiamo chi ha vinto, lo facciamo decidere ai nostri cucciolini, ok? Eccomi. Sei pronta, Ani? E cosa ti aspetti? Una cosa buona o una cosa meno buona? No, io. Allora, se voi litigate ancora una sola volta, io cancello il video e chiudo il canale. Cosa ti aspetti, Ani? Una cosa buona o una cosa meno buona? Non lo sai? Aspetta, te lo do io, perché altrimenti ci metti sopra la mano. Io direi che solo per quello che hai fatto adesso hai vinto la challenge. Ani, gorgonzola. Ah, il gorgonzola che tu adori, amore. Il tuo piatto preferito. Schifo. Per te. Dai, ragazzi, ultima sfida. Ultima pietanza e poi decidiamo il vincitore. Potreste anche aver vinto entrambi, eh? Arrivo con l'ultima merenda di Vanessa. Cosa ridi? Cosa fai? Fa vedere? Fatti vedere. Vabbè, dai. Vai, amore. No, fa schifo? No. Cioè, non lo so. A me no. C'è un cucchiaino? Sì, di qua, aspetta. No. Dai. No. Ti rifiuti perché c'è un cucchiaino? Sì. Ma guarda che non è male, eh. Sì. Poi vabbè, va, guarda che ti cade. Giralo, gira il cucchiaino così. Vai. Buono. Sta piovendo. Ti piace? Il patè. Brava, di? Patate. Di patate? Direi di no. Di bravissima! Sai che non ci scommettevo che tu lo riconoscessi? L'hai mangiato talmente poche volte. Buono, eh? Brava, amore, complimenti. Ani, è la tua ultima occasione. Se perdi questa, hai perso la challenge, eh? Vado! L'ultima merenda per Anastasia è... Un'idea. Visto che Anastasia, sai che mi ha dato l'altra volta i croccantini di Gasper? Sì. Ecco, vi fa la vendetta. Vi voglio dare il cibo.
di Gasper? Sì, sì, dai. Mamma, se sta male? Vabbè, sei stata male anche tu. Senti, va bene, sai cosa ti dico? Guarda, guarda, guarda. Hai ragione, ti devi vendicare. Allora, c'è questo, questo qua. È una pappetta per gatti piccolissimi che Anastasia ha voluto comprare a Gasper. E sì, glielo puoi mettere in un cucchiaino. Prendi il cucchiaino. Guarda, esattamente come il tuo patè. Potrebbe pensare che sia la stessa cosa? Chi lo sa? Vai veloce perché potrebbe arrivare. Poco bene, eh? Capito? Così? Sì, dai, dai, prima che poi magari le piace anche. Eccomi con l'ultima merenda. Sta piovendo, ragazzi? Sì. Allora, chi apre? Io. Ti aiuta Vanessa? Sì, o te lo mette in mano? Io. Ti mette in mano, ti mette in mano il cucchiaino. Vai, fai io. No, io. Amore, non puoi perdere. Sei caduta. Ani, cosa c'è? No, ma che di patate! Ani! Il patè! Anastasia, perché hai tirato sulla benda? Il patè, guarda! Faia! Faia! È il patè! Ani, è come quello di Vanessa, ma è un altro gusto! Cosa c'è? Perché devo Anastasia, è infatti il patè di patate! È il patè di patate! Assaggialo, Anastasia, sii coraggiosa! Ma di gatto, assaggiata! No, ma è il tonno. No, io non sono io in gara, sei tu in gara. Che buono. Non ci sa di niente. Grandissima, Anastasia. 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 Hai appena mangiato il cibo del gatto. No. Anastasia, doppio punto. Anastasia, Vanessa si è voluta vendicare. Cucciolini, Anastasia si è arrabbiata e si è offesa tantissimo, però l'ha mangiato, quindi è stata molto coraggiosa e vuole che le cambio l'ultima merenda, quindi per addolcirla e farle passare l'arrabbiatura le darò una cosa che lei ama. E indovinate un po' cos'è? Scrivetemelo nei commenti, cosa mangia sempre Anastasia? Eccomi, piove tanto? Ha già smesso? Meno male. Dai Ani, allora, adesso ti do l'ultima merenda, anche se l'ultima è stata quella di prima. Con questa mi vorrai ancora bene. E poi ti dico una cosa però. Oh, già so già. Nutella. Nutella. Ma allora lei anche assaggiato, già lo sa. L'ho assaggiato quando l'ho assaggiato dentro. Allora Anastasia, io ti proclamo vincitrice di questa challenge solo perché sei stata coraggiosissima e hai assaggiato il cibo del gatto e non sei nemmeno stata male. Però anche tu Vanessa, hai vinto perché non hai sbagliato nulla. Però lei è stata coraggiosissima. Brava Anastasia. Quindi io vi proclamo vincitrice tutte e due con un atto di coraggio da parte di Anastasia. Hai visto? Però te le ho comprate. Con un atto di coraggio da parte di Anastasia. Nei commenti chiediamo ai nostri cucciolini cosa ne pensano. Cucciolini e cuccioline, iscrivetevi nei commenti chi ha vinto e attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Iscrivetevi se volete vedere altre challenge. Ciao! Ciao!